L'altro utilizzo, quindi, che facciamo di dizionari è quello come contenitori di dati strutturati, no? O record di dati. Cosa intendiamo come record di dati? Intendiamo un'informazione strutturata in più campi, no? Che per fornire l'informazione su un determinato oggetto ci servono più campi diversi. Che ne so, nome, cognome, data di nascita, città, professione, eccetera. Sono vari campi che rappresentano le informazioni su una persona. Io qua nella slide ho provato a mettere dentro una lista. Una persona è rappresentata dal nome, dal cognome, la data di nascita, l'anno di nascita in questo caso e così via. No? E va bene. Una lista può contenere dati di tipo eterogeneo, quindi non c'è nessun problema se ho alcune stringhe, alcuni numeri. Può contenere tanti dati quanti voglio e quindi ogni persona verrà rappresentata da una lista. E se io avrò molte persone, creerò una lista di liste, in cui le righe saranno le varie persone e le colonne saranno i vari attributi, i vari campi, il nome, il cognome, eccetera. Questo si può fare, lo sappiamo già fare. C'è però un problema. Il problema è la riconoscibilità, la leggibilità e anche la robustezza di quello che scriviamo. Questa è una lista impropria, nel senso che non contiene un elenco di dati più o meno dello stesso tipo, ma ogni elemento della lista ha un significato diverso dagli altri. Infatti addirittura alcuni sono stringhe, altri sono numeri. E quindi sicuramente non ci farò mai un'iterazione, un ciclo for qua sopra, perché non potrò mai all'interno del ciclo trattare in modo uniforme i vari valori. Lista di 0, person di 0 e person di 1 li tratterò in un modo, person di 2 è una cosa completamente diversa. Okay? E soprattutto person di 2 non mi dice nulla. 2 cos'è? Non mi ricordo più se il 2 era l'anno o il di nascita o il luogo di nascita. Cioè io avrei un codice in cui continuo a usare degli indici 0, 1, 2, 3 di queste liste che gireranno per il mio programma perché rappresentano le varie persone con cui ho a che fare, ma è totalmente indecodificabile. No? Scriverò person di 0 più person di 1, cosa sto facendo? La somma del dato di nascita più l'età per ottenere l'anno corrente oppure la somma di nome più cognome? Il codice non lo dice. No? Sarebbe bello avere una struttura dati in cui posso memorizzare più campi ma identificabili con un nome. Quindi chiamare person nome, person cognome, person anno di nascita e non person di 0, 1, 2, 3. Allora, lo posso fare tranquillamente in due modi. Uno, che non vediamo in questo corso, è creare degli oggetti. Quindi con la programmazione oggetti posso creare un oggetto che abbia certi attributi, nome, cognome, eccetera. Ma anche in assenza di della programmazione oggetti, quindi dovremmo imparare a definire le classi, le proprietà, gli oggetti, ma in 8 crediti non ci sta tutta sta roba, possiamo usare i dizionari come surrogato delle strutture, no? In altri linguaggi si chiamano struttura, MBNC, usando un dizionario per rappresentare gli stessi dati, ma indicizzati non più con un numero opaco, che non parla, che non mi fa capire nulla, ma con una stringa identificativa del significato di quel dato. Quindi la stessa persona di prima la posso rappresentare con un dizionario, le cui chiavi sono il significato del dato. Quindi non è John person di 0, ma è person di first name. E la data di nascita sarà person di parentesi birth date. Quindi uso il dizionario di fatto per indicizzare dei valori per nome anziché per stringa, anziché per numero che non mi dice nulla. Ok? Allora, qual è la differenza rispetto a quanto abbiamo visto prima dell'intervallo? È che questi nomi delle chiavi saranno sempre gli stessi.
Se io ho 1000 persone, tutte queste 1000 persone hanno tutte un campo che si chiama first name, uno che si chiama last name, uno che si chiama city, eccetera, eccetera. Poi le persone stesse si chiameranno in modo diverso, ma il nome della persona va a finire nel valore del dizionario, non nelle chiavi. Quindi quando io ho dei dati strutturati, io mi posso costruire dei dizionari le cui chiavi rappresentano i campi nei quali sono descritti, sono strutturati questi dati. E i cui valori vanno poi a cambiare, a variare a seconda del tipo di... della persona specifica, del valore specifico. No? E quindi, in questo caso, avessi più persone, le potrei rappresentare tranquillamente in una struttura dati di questo genere. Una lista di persone. Ciascuna persona può essere, beh, se usassimo la versione vecchia, una lista, quindi sarebbe una lista di liste. Se usassimo questa convenzione, sarebbe una lista di dizionari, che è il modo naturale per memorizzare dei dati che troviamo magari in un file strutturato di testo. Quindi è sempre un dizionario, ma le chiavi di fatto non sono una variabile, sono sempre costanti e le uso per distinguere il significato dei vari valori appesi al singolo oggetto, alla singola informazione. Ovviamente noi la pensiamo così, ma continua a essere sempre un dizionario, quindi in realtà arriva sempre un errore che si dimentica facilmente e che è abbastanza noioso, devo dire, abbastanza pedante, bisogna ricordarsi sempre comunque di mettere le virgolette intorno alle chiavi. No? Per noi è come se fossero delle costanti, ma comunque sono costanti di tipo stringa, quindi vanno indicati. Quindi, come si usa una cosa di questo genere? Beh, immaginiamo un file simile a quello che avevamo visto la settimana scorsa, no? Cioè nazioni, popolazione, eccetera. Qui la faccio facile, diciamo che c'è due punti per separare la nazione dalla popolazione. E quindi, cosa faccio? Data una riga del file, la posso andare a leggere, la divido, e io quando ho uno split, cosa mi dà già? Mi dà già una lista. Una lista simile a questa. L'esito di uno split su una riga del file mi dà già una lista con i vari campi separati opportunamente che ho trovato nel file. In realtà non è proprio come questa, perché una split mi dà sempre stringhe, quindi anche se ci fossero dati numerici me li troverai sotto forma di stringhe. Io però, per evitare di portarmi dietro delle liste che contengono dei dati, diciamo così, diversi tra di loro, ciò che posso fare è prendere il primo campo della lista e metterlo in un dizionario con sottochiave country, la nazione. E il secondo campo della lista, quindi sarà questo, la stringa che rappresenta questo numero, la posso mettere nello stesso record, nello stesso dizionario. Vedete che record l'ho creato come dizionario vuoto, ci ho messo dentro queste due informazioni, popolazione. E già che ci sono, già che prendo i dati dai campi appena letti dal file, freschi di file, e li metto dentro un dizionario, li sistemo, li ripulisco. Quindi qua dovrei fare magari degli strip per ripulire gli spazi, upper, lower, quello che vogliamo. Qui lo converto in numero, quindi non mi porto dietro una stringa se so che in realtà il valore è un valore numerico. E così nel mio dizionario ho i due campi, country e population, uno una stringa pulita, l'altro è un intero corrispondente a quel valore. E questo, ovviamente, questa funzione lavora su un singolo record, su una singola riga, lo ripeto per tutte le righe del file, e quindi avrò tanti record, tanti dizionari, ciascuno dei quali rappresenta i dati, no, di una riga di questo file. Qui, vabbè, questo è un esempio di programma che non serve un granché, perché li legge e li stampa semplicemente, ma molto più probabilmente quando abbiamo più dati, oltre che a leggerli, elaborarli sul momento, li mettiamo in una lista più ampia e quindi avremo il nostro programma che contiene una grande lista e ciascun elemento della lista è un dizionario, ciascun dizionario di questa lista avrà le stesse chiavi di tutti gli altri dizionari della stessa lista, perché sono i campi che rappresentiamo,
e i valori saranno diversi. Proviamo a vederlo. Noi la settimana scorsa avevamo lavorato sui comuni italiani, no? Che era quel grosso file CSV. Copiamocelo anche in questa settimana. Come potremmo memorizzare questi dati? La settimana scorsa avevamo fatto una cosa minimale, nel senso che avevamo preso solamente cos'era il nome del comune e il nome della provincia per fare un qualche statistica essenziale. Però se volessimo elaborare più dati, ricordiamoci che questo file mostro ha, non so se sono 17 colonne, qualcosa di questo genere, e quindi vatti a ricordare che appunto il comune o il codice della provincia è il campo 7 oppure il campo 9. No? Allora cerchiamo di renderlo più, un pochino più, diciamo, di parlante questo programma, più autodocumentante. No? Quindi proviamo a analisi comuni, chiamiamolo così, non sappiamo ancora cosa ci faremo, diciamo analisi in generale, ma perché per ora cominciamo a leggere e a rappresentarlo. Ok, quindi immaginiamo di volerci leggere alcune informazioni che sono presenti in questo file. E quindi lo apriamo il nostro file, nome file, lo mettiamo qua davanti come elenco comuni italiani. Lo apriamo with open nome file in lettura con l'encoding giusto SF e posso leggere il contenuto del file e lo metto in una lista che posso chiamare comuni. Quindi la lista di tutti i comuni. Ogni riga del file conterrà le informazioni di un singolo comune, tranne la prima riga che non mi serve niente perché contiene dei campi di intestazione. Quindi la buttiamo via, ignora la prima riga, e in tutte le altre invece le andiamo a leggere una per una. While riga in F, for, non while, for riga in F, ho un file CSV e quindi dovrò prendere i vari campi separati da punto e virgola. Quindi una cosa, un mestiere abbastanza comune, questo, io vado a prendere i campi del file, prendendo la riga che è una stringa, gli tolgo il barra n finale a destra e la divido sul carattere punto e virgola. A questo l'abbiamo già fatto l'altra volta. Dove ho una lista di stringhe per ogni riga. Questa lista conterrà i vari campi, facendo attenzione che ad esempio questo campo qua non conterrà il numero 13, ma conterrà spazio 013 spazio, perché la split lavora su punto e virgola, quindi tutto ciò che è prima o dopo il punto e virgola lo metterà dentro il valore del campo. Quindi questi spazi, chissà perché li hanno messi qua dentro, però ci sono. E se questi li volessimo trattare come numeri, per ora sono, come, sono stringhe e quindi dovremmo convertirli in intero. Ma... ok, dov'è? Allora, avendo i campi, possiamo costruire un singolo record di un singolo comune, scegliendo quali informazioni metterci dentro, come chiamarle e come trasformarli in modo corretto. Quindi possiamo avere, cosa ci interessa magari? Beh, la cosa minima era il nome del comune e il nome della provincia. Quindi nome comune, due punti,
e dove lo vado a prendere il nome del comune? Lo vado a prendere dal campo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La colonna 6 di questo campo. Campi di 6. Poi mi interessa il nome della provincia? Nome, provincia. Lo prendo da campi di... cerco sempre il posto sbagliato. 7, 8, 9, 10, 11. Se non ho sbagliato a contare. 11. Poi cosa mi può servire? Anche la regione? Questo qua sarà, da dove la prendo, ce l'ho prima, 10. E così via, no? Quindi estraggo il sottoinsieme di campi che mi interessano e li metto in un dizionario dandogli dei nomi. Adesso, se sono tutti nome comune, nome provincia, nome regione, potrei anche togliere la parolina nome, comune, regione, provincia. Però ho scritto nome comune per distinguere la stringa che rappresenta il nome del comune dal dizionario che rappresenta tutta l'informazione relativa a un comune. Quindi sono stato un pochino più prolisso del dovuto. Altre informazioni che ci possono servire... Ma se ci servissero le possiamo sempre aggiungere, no? Qui sono tutti altri codici. Che non hanno molto significato nella vita comune. E quindi abbiamo questo record che mi rappresenta, proviamo a mettere un print per vedere cosa abbiamo in mano. Estratto e rappresentato le informazioni così, con tanti dizionari che, come vediamo, hanno tutte le stesse chiavi, quindi la differenza, no, sostanziale rispetto a prima, che prima la chiave era uno dei dati, qua la chiave semplicemente è l'identificativo di un campo. E ogni riga di ogni riga del file, dei dati strutturati, ho estratto un dizionario, un record che lo rappresenta. Questo è il punto in cui fare, se ci servisse, le operazioni di pulizia. Per cui, ad esempio, immaginiamo che ci serve questo qui viola, questo lilla, che non mi ricordo cosa sia, progressivo del comune, che è un numero, però ha gli spazi davanti e dietro e mi può dar fastidio. Allora, in questo caso, se mi interessasse il numero progressivo, magari lo metto per primo, prendo campi di, quello lì era il campo numero 0, 1, 2, 3, lo ripulisco dagli spazi e magari lo converto in intero. Quindi tutte le operazioni di controllo e conversione dei dati io li farei sempre quando passo dalle stringhe che ho appena letto dal file, magari splittate, quindi ho tante piccole stringhe, e memorizzo i dati in modo pulito in una struttura dati autodocumentante. Quindi in questo caso il numero progressivo ce l'ho come primo campo e è un numero. Qui sto creando un dizionario così, è rarissimo che io vada poi ad aggiungere delle chiavi nuove, no? L'operazione prima è un dizionario che partiva vuoto e poi man mano che leggevamo dati aumentavano le chiavi, aumentavano i dati al suo interno. Qui invece è un dizionario che nasce così e non verrà praticamente mai modificato, perché è semplicemente il pacchetto che mi serve per contenere un singolo dato. Poi di dati ne ho tanti comuni, e quindi dovrò aggiungere all'elenco dei comuni ciascun comune che leggo. E
quindi alla fine di questi cicli avrò tutte le informazioni in una grande lista di dizionari. Quindi comune è un singolo dizionario che rappresenta il singolo record che corrisponde a una riga del file. Se posso elaborarle una per una, bene. Se invece mi servono tutte insieme, le devo mettere da qualche parte. Il luogo più semplice in cui mettere può essere una lista. Lista che ho creato qua, vuota, e a cui aggiungo i record, i dizionari. E quindi alla fine di tutto avrò, si chiama append, perché non è add, avrò, una cosa che è difficile da leggere, quindi facciamo un pretty print. Facciamo l'import da qua, adesso non ci stava nella larghezza, mi è stampata una cosa di questo genere, molto lunga, ma è una lista aperta quadra che contiene dizionari, questo è il primo dizionario, questo è il secondo dizionario, eccetera, della lista. Virgola, separa un elemento dall'altro della lista e la lista va avanti fino alla fine dei comuni, dove finisce con questo comune qua. Allora, questo è un modo, di nuovo ce lo possiamo anche visualizzare come se fosse una struttura dati bidimensionale, no? Che sulle righe ho i comuni e sulle colonne ho le informazioni. Però anziché essere una lista di liste, dove le colonne sarebbero indicizzate solo da un numero, qui è una lista di dizionari dove le colonne hanno un nome, hanno un'etichetta, come se avessi dell'intestazione di colonna, che purtroppo devo ripetere in ogni singolo dizionario al suo interno. Vabbè. Non è che sia così grave. Se volessimo vedere come sono fatti questi dati, dov'è il bug? Qua. Abbiamo comuni, che vedete che è una lista di 7900 valori, tutti questi valori dal primo all'ultimo, a 7900 erotti, sono dizionari con quattro campi, e se ne apro uno vedrò che questi quattro campi sono appunto i quattro che ci abbiamo messi dentro. Questa è una struttura, una rappresentazione abbastanza frequente dei dati, e poi ci posso fare ciò che voglio a questo punto. Una volta che ho questi dati, se devo contare il numero di comuni distinti o di province diverse, eccetera, le faccio facilmente iterando su questa lista. Non è l'unico modo. Ad esempio, il singolo comune lo rappresento con un record, cioè con un dizionario. Tutti i comuni, in questo caso qua li ho messi in una lista. Li avrei anche potuti mettere in un dizionario usato come array associativo. Cioè, se nel mio programma è frequente accedere ai comuni conoscendo il numero progressivo, che è uno dei campi che ho letto, allora forse mi è più comodo mettere tutti questi in un dizionario la cui chiave sia il numero progressivo e il cui valore sia il record, cioè a sua volta un dizionario usato come record di dati. Quindi in questo caso, anziché fare questo, avrei fatto una cosa del tipo comuni di comune progressivo, quale comune? Chiamiamolo in un modo diverso, così riusciamo a averle entrambe. Comuni è la lista di tutti i comuni, mentre che un'altra variabile è comuni per codice, che è un dizionario vuoto usato come array associativo da numero progressivo
alle informazioni del comune. Allora, questo comuni per codice è un dizionario che una volta che ho letto un singolo comune, vado a estrarre qual è il suo codice, ovviamente ho preso un campo univoco, non vado a prendere campi ripetuti, lo uso come chiave e a quella chiave associo tutta l'informazione, quindi l'intero record, che poi a sua volta dentro conterrà di nuovo l'informazione sul progressivo, ma faccio prima a tenerla così che non a crearne uno che non abbia quel campo, chi se frega. Quindi in questo caso, vabbè, io metto la print, ma so già che sarebbe troppo lunga, ma la vediamo in debug. Quindi noi abbiamo comuni, che è una lista di dizionari, lista di record, e comuni per codice, che è un dizionario di dizionari. Qui deve esserci qualcosa di sbagliato perché ha solo 316 elementi e non 7000, quindi quel progressivo non è che sia proprio un progressivo nazionale, probabilmente è progressivo all'interno della regione, non lo so, dovremmo andare a vedere bene i dati. Ho preso un dato sbagliato come chiave. Comunque, come struttura dati io ho accesso, usando come chiave il numero progressivo, e il valore sarà ovviamente il solito record. Ovviamente se ho dato la chiave 8 mi darà un dizionario che come progressivo ha 8, per come l'ho costruito. Nel primo caso, appunto, accedo facilmente se devo fare delle scansioni di tutti i comuni, nel secondo caso invece accedo facilmente se devo conoscere un comune dato il numero progressivo, e in ogni caso posso comunque sempre trovarli tutti, perché basta che io faccia un'iterazione sugli items del dizionario e mi dà tutti i valori, appunto sul values mi dà comunque, quando ho il dizionario, facendo dizionario.values mi dà la lista dei valori, se poi a loro volta sono dizionari di fatto ricado nel caso precedente. No? Quindi sono due scelte indipendenti, uno è come rappresento il singolo dato, lo rappresento come tupla, lo rappresento come lista, lo rappresento come dizionario. E in questo caso io, anziché usare il dizionario, uso la parola record, ma così, per facilità, no? Mia, di catalogazione. E poi, una volta che ho tutti questi singoli record, come li metto insieme? Li indicizzo con una chiave? Li metto in ordine in una lista? Beh, ovviamente non li metto in un set, in un insieme, perché essendo a loro volta dei dati mutabili non li posso mettere dentro l'insieme. Però le opzioni alla fine sono queste due, lista e dizionario. E quindi dobbiamo poi, no, decidere come combinare tra di loro queste cose. E vabbè, qui ci sono alcune videate su come, questo è su un esercizio diverso, su elenchi di studenti, ma è la stessa cosa degli elenchi dei comuni. La struttura dati, diciamo che usiamo spesso appunto, è questa lista, una lista di dizionari, e ciascun dizionario ha gli stessi campi. Molte volte questi record arrivano da un file CSV. Allora, io file CSV adesso, nell'esempio che abbiamo appena fatto, me lo sono letto a mano, ok? Ci sono fatto lo split a mano, eccetera. Però ricordiamo che l'altra volta avevamo conosciuto il signor CSV Reader, che era in grado già di leggere un file CSV e darmi già la lista degli elementi splittati. Ok? La lista. Nello stesso modulo CSV c'è anche un'altra funzione che si chiama DictReader, che fa il passo in più. Non solo prende una riga, parsifica le virgole, fa gli split, eccetera, eccetera, e mi dà una lista, ma di questa lista costruisce già un dizionario con i vari campi, il cui nome è preso dalla prima riga del file. Quindi si può, se il nostro obiettivo è quello di avere una struttura dati di questo genere, come quella che abbiamo appena fatto, una lista di dizionari, possiamo semplificare tutta la parte di lettura del file, analisi della riga, costruzione del dizionario,
usando questo signore qui. E vediamo come. Allora, facciamoci una coppia di analisi comuni con dict reader. Dictionary reader, ovviamente, vuol dire, no? Allora, mi serve anche ovviamente importare from CSV import dict reader. Cosa fa il dictionary reader? Mi prende come argomento un file e poi quando legge si comporta come un reader normale tipo CSV, ma mappa l'informazione di ciascuna riga in un dizionario, in un dict, le cui chiavi sono dati da un parametro opzionale field names. Cioè i nomi delle chiavi gliele dico io qua in una lista. Il parametro field names è una sequenza. Se è omesso field names, e per ora lo omettiamo, vengono usati i valori della prima riga del file. Questo ovviamente ha senso se la prima riga del file contiene i nomi dei campi. Quindi, noi abbiamo, buttiamo via il codice di prima. Questo qua lo buttiamo via e questo qua lo buttiamo via. Noi dobbiamo innanzitutto, dato un file, creare il CSV reader. Reader uguale dict reader F. Cioè convertimi il file F sotto forma di dictionary reader anziché sotto forma di lettore di stringhe. No? E poi a questo punto potrò while for record in reader, ad ogni iterazione mi dà non una riga come fa la readline, non una lista come fa il CSV reader semplice, ma già un dizionario. Quindi questo record è già un dizionario che io potrei già direttamente prendere e aggiungere alla mia lista di dizionari. Quindi ogni volta che itero sul reader, lui si fa tutta l'operazione, i tre passaggi, legge una riga, la divide e la converte in un dizionario, usando come chiavi i nomi dei campi che ha trovato sulla prima riga del file. Ovviamente in questo caso dobbiamo ricordarci che il nostro file CSV è separato da punto e virgola e non virgola, e quindi dobbiamo dirglielo. Virgola. Come si chiama? Separator, no? Aspetta, c'è l'attributo che si chiamava me lo dimentico delimiter, scusate, delimiter, perché non è una virgola ma un punto e virgola. Questo lo facevamo già col CSV reader, normale. Allora, se è vero tutto quello che vi ho raccontato a parole, vediamo se è vero anche in Python. E adesso qua abbiamo stampato una roba un po' lunga. Allora, abbiamo stampato sicuramente una lista. Vedete che qua c'è la chiusa graffa, che è stata aperta tante righe fa. E contiene cosa questa lista? Contiene tanti dizionari che hanno tanti campi. Questo è uno dei dizionari, ne contiene quei 7900 e più che conosciamo. Questi dizionari sono stati impostati in questo modo: chiave, valore, chiave, valore, eccetera, eccetera. Chiave, valore e così via.
dove le chiavi, dove se le ha inventate lui? Semplicemente le ha prese dalla prima riga del file. Leggendole bene, perché ad esempio questi doppi apici ovviamente non ci sono dentro. Ad esempio c'è questo codice provincia, parentesi storico, parentesi 1, l'ha preso tale quale, ovviamente me l'ha messo qua. Immagino il piacere che avremo dover scrivere tutte le volte comune di 27 tra parentesi codice provincia storico 1, e proprio per questo il CSV Reader, il Dict Reader, ci permette di specificare noi, di personalizzare noi i nomi dei campi. Cioè, se non diciamo nulla, lui prende i nomi sulla prima riga del file. Se invece vogliamo, diciamo noi quali sono le chiavi da usare. Cioè, lui creerà esattamente la stessa struttura, la lista di dizionari, con tutti i campi, le chiavi, o se le prende da lì, o gliele diamo noi. Per dargliele noi, dovremo indicare come uno dei parametri anche i field names. E ce li dobbiamo dar tutti. Quindi, sotto forma di lista, potrebbero essere codice catastale del comune, che ne so, invento, catastale, poi il codice comune formato alfanumerico, comune alfa, codice del comune in formato numerico, sto leggendo sotto e cerco di scrivere sopra numerico. Poi abbiamo codice numerico 103, con 103 province. Comune num 103. E dovrei andare avanti così. Vediamo se ne do solo qualcuno cosa fa. Fa una porcheria se ne do solo alcuni, ma funziona, nel senso che in questo caso ho specificato i nomi di alcuni campi, degli altri campi non ho specificato i nomi e lui me li ha messi sotto una chiave none, che è un po' una porcheria, no? Dovrei indicarli tutti, tutti i 17 quanti sono le colonne. Allora a questo punto mi creo dei dizionari con la chiave che piace a me. Una cosa che non posso fare è decidere di non importare alcune colonne, di non leggere alcune colonne perché non mi interessano. Prima invece, quando andavo a prendere i singoli campi da solo, potevo scegliere, mi servono tre campi, ne prendo tre, ignoro gli altri, invece qua lui me li legge tutti. Dimmi. Dovrebbe funzionare anche come valore, cancellare, però è meglio non costruirle. Strutture dati indicizzate con NaN eviterei. L'altro dettaglio a cui bisogna fare attenzione è che se gli passiamo i field names, lui non usa più la prima riga per leggersi i nomi dei campi, ma dà per scontato che la prima riga contenga dei valori veri. E quindi mi crea un record in più che corrisponde a dei dati finti, perché ci sarebbe la descrizione della prima riga. Allora in quel caso bisogna rimettere quella read line che avevo messo prima, buttando via la prima riga, in modo che poi il dict reader parta solamente dalla seconda in avanti. Okay? Quindi ha senso ovviamente se i file magari hanno poche colonne e sono facili, altrimenti possiamo tenerci questo automatismo qua. Ovviamente a noi, probabilmente su questo file qua, in cui mi ci interessa prendere magari solo alcuni campi, conviene usare il CSV Reader semplice, quello che crea le liste, e poi dalla lista faremo un codice esattamente simile a questo, semplicemente i campi, anziché separarmeli a mano, me li faccio separare direttamente dal CSV Reader. In questo caso, ma poi me li vado poi a estrarre. Ecco, che l'altro difetto del dictionary reader è che è stupido, nel senso che lui, se vede anche dei numeri, guardate qua, quel 107 con gli spazi davanti me lo rappresenta come stringa.
quindi al limite dovrei fare poi la seconda passata io, andare a ripulire, cancellare le colonne che non mi servono, ripulire le stringhe, convertire le stringhe in interi, eccetera, eccetera. Quindi, no, diciamo che accelera la scrittura del codice perché in due istruzioni ho l'intero file letto, però non mi permette di fare tutti quei controlli, ripuliture, conversioni che invece potrei fare lavorando direttamente sulla lista. Ma in entrambi i casi quello che ottengo alla fine è quello che dicevamo, una lista di dizionari. Quindi abbiamo queste varie opzioni. Vabbè. E finalmente arriviamo alla domanda a cui non vi ho dato la risposta nella prima ora, che è quella: una volta che ho una lista di oggetti complicati come dizionari, come faccio a metterli in ordine? Se ho una lista di dizionari, ho un problema che se io avessi una lista di tuple posso fare sort, perché è definito il criterio di ordinamento tra tuple, confronto i primi elementi o tra liste, no? Quindi una lista di liste si può ordinare, andrà a vedere il primo elemento, a parità del primo a vedere il secondo e così via. Una lista di tuple si può ordinare, ma una lista di insiemi e una lista di dizionari non si possono ordinare. Perché non esiste, l'insieme ha tanti valori ma non c'è il primo, non sono ordinati, no? E a maggior ragione un dizionario che ha tante chiavi, però dizionari che hanno le stesse chiavi, ma come faccio a decidere qual è la chiave sulla base del quale fare ordinamento? E infatti se voi provate a confrontare due dizionari con uguale o diverso funziona, ma se provate a confrontare due dizionari con maggiore o minore, a parte il fatto che non ha senso, non saprei che senso dargli, ma anche Python non sa che senso dargli, infatti vi dice che l'operatore di confronto non sono supportati tra dizionario e dizionario. Okay? Ma quindi noi abbiamo una lista, vogliamo ordinare questa lista e il criterio di ordinamento naturale della lista, che è quello di andare a confrontare tra di loro gli elementi, non funziona. Perché? Perché gli elementi, per due motivi. Il primo motivo è questo, gli elementi non sono confrontabili direttamente. Oppure potrebbe esserci un secondo motivo, che è l'ordinamento che mi dà lui non mi piace. Anche se fosse ordinabile, l'avevamo visto prima. Nel conta parole uniche. Quando io facevo sort di frequenza parole.items, mi facevo un ordinamento per valore, per chiave, per ordine alfabetico della chiave, quando a me in realtà serviva un ordinamento per numero. Quindi è possibile ordinare una lista di tuple? Sì. Sulla base del primo elemento. E se lo voglio fare sulla base del secondo? E se voglio ordinare una lista di dizionari sulla base del nome del comune o del nome della provincia, che è uno dei campi, allora è possibile specificando alla funzione sort, al metodo sort o alla funzione sorted, è uguale, funziona nello stesso modo, un parametro in più che è la chiave di ordinamento. Non c'entra niente con la chiave del dizionario, si chiama chiave anche lei, ma potremmo chiamarla il criterio di ordinamento. Cos'è la chiave di ordinamento? È una funzione che, dato un elemento, mi dice qual è il valore che devo guardare per fare l'ordinamento. Nel nostro esempio di qua, della frequenza delle parole, noi abbiamo una lista di tuple di due elementi, elemento 0 e elemento 1. Io vorrei dirgli: guarda, ordina questa lista, ma nel fare i confronti non andare a confrontare le tuple, confronta il secondo elemento delle tuple, cioè non usare il tuo meccanismo nativo di confronto delle tuple, ma confronta dei valori che io ti dico come fare a ricavare della tupla stessa. Una chiave di ordinamento, un criterio di ordinamento,
è un dato che posso ricavare dall'elemento. Può essere un dato già presente nell'elemento, può essere un dato che calcolo a partire dall'elemento, ma deve ovviamente dipendere solamente dal valore dei campi dell'elemento, non da altri fattori esterni. Quindi io posso ordinare i comuni per lunghezza del nome? Ok, la lunghezza del nome sarà la len calcolata sulla stringa nome, che è un dato dell'elemento. Allora, dato un qualunque elemento di una lista, definisco qual è una funzione numerica, tipicamente numerica, potrebbe anche essere stringa, ma normalmente, che verrà usata per valori crescenti per ordinare gli elementi. Quindi il caso più semplice è questo. Hai una tupla, vammi a guardare il secondo elemento e non il primo. Hai i comuni, vammi a guardare il nome del comune oppure il nome della provincia. Ordinami la lista di dizionari sulla base del nome del comune, non sulla base del dizionario, per cui non ha senso dire quale viene prima e quale viene dopo. Ordini la lista di tuple sulla base del numero della frequenza, non su quale tupla viene prima o viene dopo, perché il viene prima delle tuple sarebbe alfabetico. Quindi l'operazione mi richiederebbe, adesso faccio due passaggi per arrivare poi alla soluzione più sintetica. Voglio questo? Facciamo questo, ordinato per, abbiamo detto, frequenza. Quindi devo definire una funzione che potrò chiamare, che ne so, estrai valore, estrai frequenza. La chiave è il nome di una funzione che Python chiamerà tutte le volte che prende un elemento per sapere, ok, ma tu quanto vali? Non vado a confrontare l'elemento, se è definita una chiave, non vado a confrontare l'elemento, ma vado a confrontare un valore calcolato a partire dall'elemento. Questa funzione, è una funzione come tutte, posso definire qua davanti, def, come l'ho chiamata? Estrai frequenza. Che riceve una coppia, che sarebbe la tupla, e restituisce il secondo elemento. Dammi sta tupla, dimmi qual è il valore che devo guardare per ordinarla, il secondo. E quindi come se lui, dalla lista di tuple, si facesse in parallelo una lista di valori calcolati da questa funzione e poi facesse ordinamento basandosi su questi valori. Quindi ho definito una funzione e ho specificato nel campo key il nome di questa funzione. Attenzione che non ci sono né le virgolette, non è una stringa, non ci sono le parentesi tonde, non sto chiamando la funzione. Sto dicendo questo è il nome di una funzione, come variabile. Questo è il primo germe della programmazione funzionale, che è un altro argomento che non riusciamo a entrare nel corso, in cui uso le funzioni come variabili. Ma noi le faremo solamente in questo caso specifico. Allora, in questo caso qui siamo dentro il file conta parole uniche. Mi stampa anch'esso l'elenco delle parole, però vedete che adesso me le stampa per frequenza, vabbè, crescente ovviamente. No, a noi magari interessa decrescente, quindi dobbiamo ancora aggiungere il parametro reverse uguale true. Quindi ho ordinato una lista di tuple usando come criterio di ordinamento il valore che una funzione mi calcola per ogni elemento. Sì. La funzione che indico col parametro key è una funzione che riceve come argomento il singolo elemento della lista, in questo caso sono delle tuple, e restituisce come valore di ritorno un valore che è il valore che verrà utilizzato per fare i confronti. Voglio ordinarli per lunghezza crescente della parola? Vabbè, def calcola
lunghezza parola, quindi non ordine alfabetico, avrò sempre la coppia di valori degli item del dizionario e restituisco la lunghezza di coppia di 0. Dimmi. Certo, non abbiamo messo i parametri della funzione perché ci pensa la funzione sorted a chiamare questa funzione passandogli ogni volta i suoi parametri. Non siamo noi a chiamare la funzione, questo è il concetto nuovo della programmazione funzionale, non siamo noi a chiamare la funzione, ma definiamo una funzione dando la chiave in mano a sorted, dicendo, senti, tutte le volte che vuoi ragionare sull'ordinamento, chiama questa funzione qua che ti dice qual è il valore con cui ordinare. Lei la chiamerà tante volte quanto vuole sugli elementi della mia lista. Se io la chiamassi già adesso, la chiamerei su un solo elemento, non saprei come fare, no? Quindi sto ritardando la chiamata della funzione, definisco la funzione e poi la chiamerà lei. Se io cambiassi questa funzione e mettessi lunghezza parola, mi stampa di nuovo le stesse cose partendo dalle parole più lunghe, perché ho messo il reverse, fregandosene della frequenza, fregandosene dell'ordine alfabetico e mettendo per ultime le parole più brevi. Quindi sono io che definisco il criterio di ordinamento passandoglielo come criterio, come chiave di ordinamento, il quale è definito come una funzione che calcola a partire dal singolo valore da ordinare un numero o una stringa che verrà usata nei confronti. Questo è il concetto che ci serve per generalizzare il significato dell'ordinamento. Quindi non ordino solamente degli elementi sulla base del loro confronto diretto, ma ordino gli elementi sulla base di una funzione applicata al loro valore. È un po' quando fate in matematica le funzioni composte, no? Quella funzione è lì e poi verrà applicata a cosa verrà dopo. Questo funziona anche nei dizionari. Ad esempio, se io volessi, qui abbiamo i comuni, no? Ordinare questi comuni, questa è una lista, posso fare direttamente un sort. Se io provo a fare comuni.sort, non funziona. Andiamo su questo qua, no? I comuni di grido. Comuni.sort non funziona perché la lista sì si può ordinare, ma il suo contenuto, che sono dizionari, non sono confrontabili. E quindi se la voglio ordinare dovrò definire una funzione che estragga da un dizionario un valore confrontabile. Ad esempio, quindi key, il nome del comune. Quindi estrai nome del comune. E posso anche definirla qua, questa funzione, anziché sopra, così ce la... Normalmente le funzioni le mettiamo tutte all'inizio, ma estrai nome comune che riceve un record e di questo record restituisce il campo. Questo è un dizionario, come si chiamava quel campo là? Codice provincia, codice comune, denominazione in italiano, denominazione in italiano, aperta parentesi, 7, chiusa parentesi, no. Questa qua, questa è la chiave, visto che ho usato le chiavi del, il dictreader mi ha dato queste chiavi, sto lavorando in quel programma. Allora, se eseguissi questa, mi fermo qua col debugger, così vediamo cosa c'è.
Allora, qua siamo arrivati a comuni, quella che avevamo già. Se io faccio un passaggio e faccio il sort, avrò comunque sempre comuni, dove se vado a vedere il primo comune è Abano Terme, anziché quello che c'era prima, il secondo comune è Abbadia Cerreto, dovunque sia nel mondo, e così via, e man mano che vado avanti troverò, non fatemi arrivare fino a 9000, Airola, eccetera. Quindi, nei due casi in cui devo ordinare strutture dati non confrontabili, dizionari, oppure devo ordinare strutture dati che anche sarebbero confrontabili, ma non con l'ordinamento nativo, posso specificare una funzione di ordinamento. Come? Definendo una funzioncina tipicamente di una riga e specificando come campo key il nome di quella funzione, senza le parentesi tonde, non devo chiamarla la funzione. Devo dirti questo è il nome della funzione che tu dovrai chiamare. Sembra sprecato definire una funzione di una riga per chiamarla solo in un punto solo. Allora, ve lo dico solo perché lo trovate poi quando fate le ricerche su internet come ordinare dizionari, è possibile specificare qui una funzione senza dargli il nome. Una funzione anonima specificata direttamente qua, con una parola chiave si chiama lambda. Lambda vuol dire, senti, fammi una funzione, non perdere tempo neanche a dargli il nome. Questa funzione riceverà un record e restituirà il record denominazione in italiano. Questa scrittura qua è esattamente uguale a quella di sopra. Queste due cose qui sono uguali a questa. Con la differenza è che questa lambda, non vi racconto perché si chiama lambda, crea una funzione usa e getta, una funzione anonima senza nome usa e getta, può essere solo usata lì. Funzione che riceve, limitata, non può fare qualunque cosa, riceve un parametro, restituisce un valore, quindi non c'è neanche scritto return, semplicemente da un'espressione calcolata da restituire. Però, come dicevo, noi non entriamo nella programmazione funzionale, quindi però a volte lo avete scritto, non è nulla di esoterico, semplicemente una sintassi più, molto più condensata per funzioni che hanno un uso solo, praticamente. E questo è un'esigenza frequente, per cui nella libreria standard esistono già delle funzioni pronte all'uso, per i casi più frequenti. Quindi non mi devo neanche definire, gli esempi che ho fatto io, l'unica funzione che avrei veramente dovuto definire è quella sulla lunghezza della stringa. Ma estrarre il secondo campo, oppure estrarre il campo del dizionario che si chiama in un certo modo, sono già funzioni predefinite nella libreria standard sotto il modulo operator, in particolare la funzione itemGetter. Quindi, per specificare la chiave io cosa posso specificare? Una funzione, una lambda o un item getter. Item getter, beh, dentro operator c'è tanta roba, no? Ma il più semplice è l'item getter che nel caso in cui io abbia una lista di dizionari basta specificare la chiave del dizionario che mi interessa. Quindi in questo caso avrei potuto scrivere key uguale item getter tra parentesi denominazione in italiano. Anzi, lo scriviamo. Punto sort key uguale operator punto item getter. Ovviamente dovrò importare operator, ma forse me l'ha già fatto lui. E come argomento gli do il nome del campo di cui voglio mi faccia la get, item getter, fai la get del singolo item, no?
grazie di un campo dell'item. E questo fa la stessa cosa. Di fatto questo item getter genera lui la funzione che ti estrae proprio quel campo lì. Quindi non dobbiamo neanche ricordarci cosa sono la lambda o come definire le funzioni. In questo caso specifico, se il criterio di ordinamento è uno dei campi del dizionario, posso usare l'item getter. E analogamente, torno nell'altro file, anche qua posso usare non il nome della funzione, qui non l'abbiamo visto con la lambda, posso usare operator.itemGetter. In questo caso ho una lista di tuple, non una lista di dizionari, a me interessa il secondo campo della tupla. Allora cosa userei nella parentesi quadra per estrarlo? 1. E allora gli metto in questo caso non più la chiave del dizionario, ma l'indice della tupla. Quindi item getter può essere usato sia come con liste di liste o liste di tuple, in questo caso riceve come argomento l'indice numerico, sia con liste di dizionari, in quel caso riceve come argomento la chiave da analizzare all'interno di dizionario. E quindi se facessi di nuovo questo, conta parole uniche, mi funziona sulla base della frequenza, perché la frequenza è il campo 1, il secondo campo degli items. Solo per inciso, questo stesso meccanismo del key funziona non solamente in sort, ma funziona anche in max e min. Quindi se voglio trovare il, fare il max dei comuni, il comune che ha più, che so, che è il nome più lungo d'Italia, basta fare max della lista dei comuni pensandogli come key, come parametro di confronto, la lunghezza della stringa. Quindi tutte le operazioni di aggregazione, quindi ordinamento e aggregazione, hanno questo parametro key che funziona nello stesso modo. E il modo più semplice in cui molto probabilmente ci sarà sufficiente usarlo è con l'item getter, passandogli l'indice o passandogli il nome del campo. Se voglio fare elaborazioni diverse, mi definisco la funzione. Allora a quel punto posso fare ciò che voglio. L'importante è che la funzione calcoli il suo valore solo sulla base del dato corrente, non deve andare a vedere in giro. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi appunto con le liste di liste. Qui dice che lo puoi usare anche con max e min. Ecco, l'ultima cosa che vi dico, poi vi lascio un po' di pausa per poter andare in laboratorio chi deve fare il primo turno, è che questo è particolarmente utile anche quando devo analizzare le semplici liste. Voglio trovare, ma questo lo facevamo dalla prima settimana, o quasi, dov'è il numero più grande di una lista? Allora io se faccio il max mi dice qual è il suo valore, ma non mi dice dov'è. Potrei fare enumerate della lista. Però il numero della lista mi dà delle tuple, io se faccio il max della tupla mi dà quella che ha il massimo indice, non è quella che ha il massimo valore. Ma se invece faccio nel numero della lista, che mi dà le coppie, e calcolo il massimo sulla base dell'item getter di 1, quindi il secondo elemento, cosa mi dà? Mi calcola il massimo sulla base del secondo elemento, ma alla fine mi restituisce l'intera tupla. Perché io quando faccio il sort, il max o il min, mi lavora comunque con l'intero record o con l'intera tupla. Semplicemente quando fai i confronti va a vedere quel campo anziché andare a vedere tutto. Quindi in un botto solo riesco ad avere il massimo e la posizione del massimo, giocando con questi, diciamo così, operatori di l'enumerate, l'items, item getter, eccetera, ci permettono di fare in un botto solo, sostituire quello che in altri linguaggi sarebbero magari due cicli annidati. Ok, con questo vi lascio, ciò che ci rimane da fare saranno gli esercizi, esempi che combinano queste strutture dati e poi la parte di teoria del corso che ci rimane da fare nelle prossime settimane. Buon appetito e buon laboratorio per oggi pomeriggio.